Insomma, mi sembra che la mattinata sia abbastanza ricca. Io non riesco veramente a capacitarmi, però, da giornalista, del fatto che questa situazione a voi conosciuta non fosse invece assolutamente diffusa, cioè che nessuno ne sapesse nulla, perché poi parliamo di soldini, non parliamo di sciocchezze, insomma, cose importanti veramente che si configurano come reati penali, insomma. È una cosa importante che accade con i contributi pensionistici e quant'altro, insomma, tutte le anomalie del caso. E a proposito di anomalie, io so che qui abbiamo qualche silente in sala e sarebbe interessante avere il contributo, appunto, diretto di chi c'è, insomma. Io rinnovo l'appello perché ci venga a dire qualcosa. Se cortesemente volesse venire qui, insomma, affrontiamo, approfittiamo della presenza degli esponenti politici anche per raccontare queste storie, perché è stato evocato da molti, ma poi alla fine la testimonianza diretta alla fonte è quella che ci interessa, perché se no sono tutte cose poi riferite. Invece avere la testimonianza diretta sarebbe quanto mai importante. Posso sollecitare chi c'è in sala perché venga a dirci qualcosa? Lei, Gaburro, sta facendo segno? Io faccio, sì, io Quindi, a lei sa, faccio quindi, lei è segno perché so. connivente. Io veramente invito un agente di commercio che ho conosciuto, che è silente, in tutti i Ma sensi è silente poi non è una cosa, silente, non è è una proprio cosa silente, brutta, più di anzi così. è una cosa che Io andrebbe. chiaramente lo invito a intervenire perché penso che dobbiamo far capire che in carne ed ossa c'è la disperazione delle persone. Io Senta, non... mi fa segno esattamente, mi dà tutte, così È glielo diciamo brutto fare la direttamente. spia, No, però... no, no, faccia la spia, in questo caso È serve. quel signore che si è appena tolto gli occhiali e che si sta Ah, per è che alzare si stava alzando perché... per venire qui a Grazie. dirci. Beh, allora un applauso perché tanta benevola reticenza in realtà è sintomo del fatto che non voglia essere protagonista. La prego, venga qui perché questa ha visto, ormai è una famiglia, stiamo scoprendo delle cose insieme. Ci dica come si chiama, io gliel'ho detto, mi chiamo Fabio, non Fabio Mauro, Fabio Mario Buongiorno a Angelicchio, tutti, gliel'ho mi detto, sento un quindi po' imbarazzato per la situazione. non deve esserlo assolutamente. Sento che ha un accento romano, quindi è di casa, Sì, no? sì. Ci vuole dire Sì, il nome e il cognome, solo per sono un presentarci? agente di commercio e È ultimamente reticente, non vuole dircelo come si chiama. è sofferto nella pelle propria la situazione molto difficile che si sta vivendo. E ce la dica però, Io ho perché appunto. versato a Enasarco per 12 anni, adesso mi trovo... Come comunemente si dice, con una scarpa di una ciabatta, senza stipendio, senza Enasarco che mi abbandona e le vendite che non sono redditizie, tutto qua. E se io invito il senatore Gibino, un secondo solo, perché insieme al senatore Gaspari, sentite che storia che ci sta dicendo questo signore qui, però glielo ridica bene ai suoi rappresentanti qui. Si ritrova Sempre che la senza soldi. politica ti accolte, e ci seconde, perché abbiamo sentito tante, tante, tante in questi anni. Mi dispiace dirlo a lei, se lo dico a tutti quanti. No, no, ma sono persone per bene, sia ben chiaro. Sì. Insomma, però, No, no, però per carità. ci Per ridica. carità. No, no, È no, no, così, sono è persone così. per bene, solo persone per bene vengono qui. Ci dica bene, allora, ha versato, però poi. 12 anni a Enasarco. E non posso riscuotere una sola lira. E delle fatturazioni. Ogni rappresentante, come tutti sapete, corrisponde al 12-15% del fatturato. E se lo prende direttamente, non è che lo dice se lo verso dopo. Prima rispondono loro, dopo rispondiamo noi. Ma lei perché non può riscuotere dopo 12 anni? Di che somme parliamo poi? Somme. No, no, Ma ho capito, minimo, è una minimo. follia però, cioè, è roba d'autorità giudiziaria questa, non è che. Un minimo di versamento sono 20 anni. Deve aspettare quindi 20 anni. 20 anni. Perciò, come dicevo prima, mi trovo senza lavoro perché le vendite sono zero, le spese sono tante e come ho detto prima, Enasarco ci abbandona. Quindi la O sua ci abbandona, a me lei è in una almeno mi situazione di abbandona. contribuzione volontaria se vuole continuare a non perdere Sì, tutto, oltre l'INPS però pure senza quello. lavoro. Sì, e senza lavoro. Sono agente plurimandatario, perciò non è che ho un fisso o una possibilità, niente.
glielo facciamo un applauso perché grazie. E grazie. Grazie.